La presenza del sottosegretario alla giustizia Delmastro a Ragusa rilancia la questione del tribunale di Modica. Pensare infatti che nel capoluogo si ha necessità di realizzare un nuovo tribunale rende ancora più difficile comprendere il perché non si possa puntare su un edificio già esistente che ha tutte le carte in regola per rispondere alle esigenze del territorio. A quanto pare questo però ad oggi non è bastato per riaprirlo. Solo un mese fa, proprio a seguito di un incontro tenutosi a Roma tra il sottosegretario Delmastro e il segretario del direttivo del Comitato Nazionale per la Giustizia di Prossimità, Enzo Galazzo, si era aperta la possibilità nell'ambito di una ridefinizione della geografia giudiziaria del paese messa in atto dal governo Meloni. Il Tribunale di Modica, come tutti i tribunali soppressi, rappresenta un'esigenza di giustizia di prossimità. Noi su questo stiamo intervenendo. Non mi faccia dire Modica piuttosto che Bassano del Grappa, piuttosto che Alba nella mia terra piemontese. È evidente che non si può ripristinare tutti i tribunali, ma laddove un territorio socio-economico omogeneo richiede risposte di giustizia di prossimità, noi stiamo lavorando. Nel dettaglio, né parlo di Modica né parlo di Alba, che è Casalese. Bisognerà quindi attendere ancora per conoscere la sorte del tribunale modicano, che certamente paga l'assenza di una classe politica che non è stata in grado di difendere gli interessi del proprio territorio.